Azionisti inferociti che si sono trovati a fare i conti con la perdita dei risparmi di tutta una vita, ma non solo, ora si vedono pure negata la consegna dei documenti necessari per intraprendere un'azione legale. È la situazione in cui si sono trovati molti azionisti della Popolare di Vicenza. Ora però la magistratura ha dato loro ragione. Il problema è che la Banca Popolare di Vicenza e anche Veneto Banca, rendendosi conto che con questi documenti si poteva fare causa, hanno deciso di non inviare più i documenti e noi siamo riusciti a farli condannare dal giudice alla consegna di questi documenti e al pagamento delle spese legali, quindi è una cosa che non potranno più fare. L'avvocato padovano Vincenzo Cusumano ha chiesto e ottenuto il risarcimento delle spese legali e la consegna dei documenti di un azionista che aveva investito 100.000 euro in azioni della banca vicentina. La BPV aveva negato i documenti, compreso il profilo MiFID, del questionario con le domande fatte ai clienti al momento dell'acquisto delle azioni, per capire se conoscono il prodotto bancario che stanno acquistando, modelli che pare abbiano molte irregolarità di compilazione. Il caso che mi sento più particolare è vedere per esempio una signora di 83 anni che dichiara nel suo modello MiFID di essere un'esperta di hedge fund oppure di fare un investimento a lungo termine. Sono evidentemente modelli falsi e per questo è opportuno agire per le vie legali. Sono già una sessantina le azioni legali avviate. Inoltre nei giorni scorsi anche il Tribunale di Venezia si è pronunciato decretando la nullità delle operazioni baciate, ovvero dei fidi in cambio di acquisto delle azioni della banca. Vediamo che anche il Tribunale dell'Impresa di Venezia sta dando recentemente pronunce favorevoli che comportano la completa restituzione di quanto investito. Quindi bisogna senz'altro vedere le carte dei singoli casi, ma le prospettive per recuperare ci sono.